Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 21esima puntata della serie americana. Oggi siamo qui con Matteo, ciao a tutti. Matteo, ciao a tutti. Pietro, ciao a tutti. E basta, sì. Sì. Allora, siamo in 5 nel server, ho upgradato uno slot, ora siamo in 5. Allora, innanzitutto andiamo un attimino a venderli a queste persone se scendono dal trattore. Chi sono? Luke Laxon. Scendete dal Massey. Oh, bravo. Ok, no, che cosa configuri un aratro? Cosa vuoi configurargli? Matteo, un aratro? Sei di attatore. Vendi. È lasciato acceso. Allora, poi dobbiamo... Che trattore? Aratro, ci prendiamo questo Jimpa qui, compriamolo. Ok. E poi ci prendiamo anche già, che ci siamo, il sarchio, questo qua. Il sarchio? Perfetto. Ah, figatino. A posto. Lo porto a casa io. Portate a casa, sì, beh, quello piccolo col sarchio, quello grande col ripuntatore. Calcolo un po' che voglio vedere come si impenna il trattore. Se si impenna. No, ma non mi sembra tanto pesante. Ma cosa? Eccolo. Ah, no, ma c'è. No. Ma non fa niente. Si muove un pochino, ma non. Stacca la zavorra. Aspetta, eh. Via. È leggero, dai. È a posto. Ora con 76.000 euro vediamo un pochino se ci possiamo comprare magari un cazzo, un cavolo. Proprio... Le pecco. Eh? Le pecco? Le pecco. Le pecco. Quasi quasi. La Madonna se si allarga. Sì, è 12 metri, Daniele. Dove cavolo è che sta? Allora, 7.24, dov'è che è? Qui Fender 700. Ci danno 26.000. Non gli facciamo cosa. Anche il T6 sembra quasi un rompifrosta. Oh, guardate che il Fender 300 vario ci costa un sacchissimo. E vendilo. E cosa compriamo al posto suo? Bravo. Cos'è? Un 130 cavalli. Sì. Un triciclo. Cicolato. No, scherzo, non è vero, non è vero, non ci costa tantissimo, sono io che sono handicappato a leggere. Ok. Per fare l'XM. Sì, proprio. 130 ti costa 99.000. Allora, dato che comunque il trattore là, il biogas, per ora non c'è bisogno che ci stia, portatelo pure indietro, che almeno lavoriamo in con quattro trattori. Sì, una cosa che abbiamo pensato, abbiamo allargato lo slot, ma ci sta quattro trattori. Se vuoi allargo anche qualcos'altro. Ecco. Con che soldi? Lo so, è quello il problema. Cosa facciamo? Vogliamo prendere un debito e comprare un altro trattore? Vabbè, ma poi dopo che cosa lo usiamo a fare? Magari stasera siamo in 5, poi domani siamo in 2. Pietro, tu hai intenzione di entrare? Sì. Tu, Daniele? Sì. Tu Matteo? Sì. A Simo non glielo chiedo neanche, che lui c'ha l'abbonamento ormai. Ora starebbe bene se mi dicesse, da domani non bocco più. Ma per guarda, cui... Danny, io a parte domenica sera quando puoi nonni, dopo bocco ma sempre. Vabbè, ma in generale dico. Sì, sì, no, ci sono. Quindi cosa facciamo? Compriamo un altro trattore col debito o no? Sta a voi. Siete in 4, per cui la maggioranza vince. Io scrivo in chat la mia quello che penso io. Ok. Io ho detto, ho espresso la mia perfezione. Vabbè, quella roba è preferenza. Voi cosa dite? Scusa. Lo compriamo col debito o no? Quale c'ho? Allora. Domani che è martedì? Sì. Domani è martedì, sì. Va bene. Sì, ma lo prendiamo sul trattore o no? Io dico di sì. Pure io dico di sì. Pure io dico di sì. Io sto spertecararlo, Matteo, prendine un altro campo. Allora prendiamo devo un altro. Devo passare o non devo passare? Prendiamo un altro campo. Allora, sganciamo qui le pertecare. Le carico su una cosa. Lo 200 vario lo prendi o altro day? Mi sa che per ora lo teniamo. Allora, io vi lascio. Anzi, per ora 724. Allora, vediamo cosa si potrebbe prendere.
di potenza. Io direi che si potrebbe prendere un 724 Black Beauty. Ancora. Ma da lui voler comprare tre torri vuole prendere altro Mi 724. lascia a te quel, mi lascia a me quello, però. Quale? Il 724 vecchio. Se prendiamo il Black Beauty, sì, se prendiamo un altro trattore me lo tengo io. Va bene. Allora cosa decide che prendiamo? Guarda. Valtra quale? Il T? Dov'è? Sì. Il T. Ah. Quello da Tumac. 2,10. Tumac. Il Mac? Dove sta lo Mac? Il Mac cosa prendiamo però? Il 2. 2,10. Il 2,50. 2,10. Cosa di 2,10? 2,50. Ma che 2,50? Cosa ci mettiamo sotto qua a 250 cavalli? Cosa puoi mettere sotto il Mac nella 240? Ci abbiamo le pertecare, il carro? Vero. Non ci servono tre Prendi trattori così grandi. il medio potenza Scusami, eh. N, il Valtra N. Aspetta. Sì, N proprio. Sono anche scemo. Ma 75-30 costa anche poco. Ed è un 210 cavalli. C'hai ragione, 75-30, standard, caricatore per ora no. C'hai Compriamo. ragione per te. Non è abbastanza soli, grazie al beep. Ma dobbiamo portarlo su fino a 128.000 al debito, che è perfetto. Va bene. A 121 no, così, 126 no, così, 131. Eccolo qui, 75-30, questo quanti cavalli ha? 190. Secondo arrivo. Perfetto, compra. Vai. Sì. E gli prendiamo anche una zavorrina, dai. Ah, giusto, io devo taccargli la zavorra ancora al massimo. Ma gli prendiamo grigia che gli piace. Ok. Allora, ragazzi, La tavola sta qua, eh. mi dispiace, ma niente 724 Black Beauty. Non mi Uno fa dei conto. prossimi sarà. Sì, Qua la tavola, qui. Sta qua, Sì, lo sì, so, lo no. so. Mi dispiace per chi mi ha commentato scrivendo 724 Black Beauty, ma la maggioranza ha scelto il Ok, ci Valtra. Ha sono. scelto E un'altra. il John Deere, Fatemelo vedere lui John Deere. vabbè. Chi è che c'è già sopra? Pietro. Rio. Prendi che lo voglio vedere. Vai, dai, è tranquillo. Ah, lo voglio vedere subito, mica dopo. Beh, sai sopra. Ehi, l'ho passato. Tipo più bello, eh. No, non è fatto male. Comunque noi siamo sempre col nostro top di gamba 724, che ha Io mi tengo 51. il mio Massey. Appunto, dov'è il mio Massey? Ce l'ha Matteo. Ce l'ho io. Scienziato. Allora, appoggia il sarchio e attacca la seminatrice, quello che ha il pistello qui. Madonna. Vuoi reputare te a 12 km orari? E dai però. No, a No. 12, perché a 12? Che facevi? Qua a 12. Aspetta, va piano. E dai però. È quello che facevi a me con l'U313. Guarda che fai la fine di Matteo, di Pietro ieri, C'è sta Simo con l'U313, lo piccolito. Aspetta, dov'è che sta? Davanti Davanti a te. a me. Oh, Simo, vieni qua. Vieni. Probabilmente. Oh, Dan sta attaccando il puntatore. Dai, Simo. No. L'U3 sta attaccando. Probabilmente tra un po' diventeremo anche 6, ma non ne sono sicuro. Aspetta, che quale seminatrice? Frumento, orzo, soia, mais. Ah, giustamente. Girasoli. Cosa facciamo di girasoli allora? Lupreazzo deve de 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 vado, capito? alto lo danno. Allora, diamo un'occhiata, una panoramica. Girasoli in realtà è abbastanza alto. Ma Quello che la soia è conviene di ancora più più a me. alta, eh. Io non so, andrei un attimo a vedere. Scusate ragazzi se vedete tutto così, cioè tutto fermo. Ma vado un attimo a vedere. Allora, si produce
più mais che soia. Il mais se ne produce quasi il doppio, 9.272 e soia 4.944. Quindi io ragazzi vi ricordo che mi sto rifacendo alle statistiche che ha fatto Killer Croc. Quindi se il prezzo è anche solo che la metà, quello del girasoli, sono più della metà, quindi conviene fare girasoli. Quindi giù di girasoli. Sunflower. Sunflower. Ma dove Lupettine. vuoi andare con quel cesso? Cosa facciamo? Pettine, prendiamo proprio quello da girasoli che ci fa andare più forte o proprio solo quello, anche quello da mais? Io direi che per cominciare prendiamo un universale. Poi quando cambieremo la trebbia prenderemo uno e uno, cosa dite? Va bene. Perché di buttare via dei soldi non mi sembra il caso. Tra l'altro c'è anche una mod che ti fa fare pastone di mais, che adesso Daniele, che lui è esperto, ci illustrerà cosa serve il pastone, Pietro, prima, no, sì. Pietro. Sì. No. Fammi vedere lo Matteo, zingira. ma fatto una fotorella, Dialo tu. non è che ha fatto. Keito, dai, parla. Matteo, fermati un attimo. Pietro, non Matteo. Oh, fai vedere lo John Deere. Oh, guarda che bello. Faccio anche vedere gli interni come sono fatti bene, guarda. Cioè, in realtà non è vero, però. Mi raccomando, i campi bisogna ararli tutti, prima di estirparli. Dai, Daniele, parla. Ha chiesto a cosa serve il pastone, vai tu, va. Perché non lo sai? Ma Lo so, ma lei non si preoccupa. dai, qualcuno che spiega cosa è il pastone, che facciamo i video interattivi. quale dei due pastoni uno? Come quale? Integrale o... Ma sì, quello integrale, cosa vuoi fare? Perché c'è sta quello integrale e quello... Vabbè, ho già capito che Matteo non lo sa, Daniele, dillo. Praticamente quello integrale è quello sul tutulo, quello normale è quello la granella, Ecco. mentre è tipo farina, è Eccolo lì. rotto, è insilato, è tipo farina. Che serve? La reazione della vacca. Grazie di vincere. A posto, quindi in un tipo 5 minuti abbiamo perso per spiegare queste due cose. Comunque, meglio fa così. Ora abbiamo di nuovo il debito su a 55.000. Beh, non sono tanti, 55.000. Possiamo estinguerlo Poco quando niente, vendi il 3.13. vuoi. Non ce li danno neanche del 7.24. 55.000, se vuoi saperlo. Ah, e allora fallo faticava. Il 7.24 sapete quanto ci danno? 25.000. Ah, una cosa ragazzi, ma avete detto che c'è una mod che a quanto pare, adesso ne parliamo, comunque penso la metteremo, che praticamente tu spendi 10.000 euro e ti fa tornare, almeno così mi avete scritto, poi non so se magari in base all'ora del trattore, all'usura del trattore spendi di più o di meno. Comunque, Pietro, ma cosa stai facendo? Lu chi è salterello? che banna Matteo? Erpicare. Chi è che banna tutti e due? Ecco. Praticamente pagando una cifra, noi abbiamo il trattore con... Non so se le ore vanno a zero, comunque non paghiamo... È come se fosse nuovo, diciamo. Non paghiamo più così tanto, ecco. È come fargli tipo un check-up, forse. Non lo so. Secondo voi può essere... Revisione si chiama. Che cosa? Tremato Vedo azione, io ho le finestre. Ha capito azione. tremato le finestre, non è che... Stasera non ci sto capendo niente. Revisione, ma no, revisione, il check up, il controllo. Che Il metti a posto. tagliando. Sì, ah sì. Si può mettere, secondo voi è utile o meno? È utile? Come La mod? mod per 2G, Ok, allora si mette. Se Simo dice di sì, si mette. Lei ha questi madonna. Ma Daniele, tu sommendi gli del passato pure? Che cazzo fai? Guarda che Leate! Leate, guarda
guarda che io ho arpato con via qui. Oh merda, merda, so anch'io che vado storto. Lui porta via 4 metri, tu 4 metri e mezzo, Daniele. Sì, ma se poi non metto la GPS. Vabbè, devi dirlo l'altra volta a me. Sono partito, ho lasciato andare il trattore, ma non sono trovato tipo che ha fatto il giro di. Ha fatto il giro a U. Infatti ho detto, ma perché c'è sta curva sul campo? Ah, forse l'aratro ma ha girato il trattore. Mi so che non si era così. Era la pettega. Era la pettega da storta, capito? Questo. Ha fatto la curva. So ragazzi che non si ara così lasciando. Cioè. Bisognerebbe lasciare l'ultimo pezzo della capezzagna, però. Cioè. Se no capita sempre che se la lasci. Quello che è dietro a estirpare tipo Simo per andare di fretta la tira via, per cui in un tipo un decimo di campo abbiamo la resa dimezzata, ecco. Quindi preferisco fare così, portare via subito tutto. Dato che adesso dopo ogni Pietro, se creatura ariamo. Cioè dopo ogni lavorazione. Non ti sto dietro io, No, tranquillo. Simo, lei a te con sto motone. Pietro, vieni, ecco. Ma è più che non mi guardo. Qua, con Simo e Pietro, e me e Daniele. Dai, 5 trattori su un campo. Oh, ok. Lo strappatore, altre. 4 Dan, comunque. Sì, vabbè, nel senso sarebbe bello vederne 5. 4 che girano su un campo è già una bella. In realtà è già bello se ne vedi 2. Batti. E quando c'era la serie funk eravamo tipo. Ogni volta eravamo tipo 6-7 su un campo. Io la madò. È vero! Tipo che uno trebbiava e l'altro li raccoglieva subito dietro. Che sembrava che. Pugnata unica! La poi, paglia dietro già uno che erpicava e dietro già uno che seminava. Che raccoglieva le balle, sì, tutte queste cose. Comunque, dato che me lo chiedete, la serie fan ricomincerà, penso, questa primavera. Ecco. Allora, ci sarà questa serie. Questa serie. Poi dopo questa serie ci sarà anche la serie terzisti. Quando finirà la serie terzisti, o almeno una delle due, si farà la serie fan. Danny, io sono passato della serie fan a parte il consiglio a fare il partito pure su 17. Beh, dove vuoi farla partire, Pietro? Su 26? Ah, Danny, ci sta da trebbiare il 21 adesso che hai parlato di 26. C'è da trebbiare il 21. Se proprio qualcuno non sa cosa fare, vada a trebbiare il 21. Peccato che non c'è nessuno che. Meglio. Prima mi avete fatto comprare un trattore, c'era la trevia libera. Vabbè, sì, beh, e poi il carro come lo portava? Il trattore ci serve, per carità, ma perché aspetta? Ma perché qui non mi ha tolto il coso automatico? Dove vuoi che aro al contrario? Come c'è. Com'è? Capita, che mi ha fatto anche notare a Daniele, che tipo. Certa gente, diciamo, tra virgolette, famosa. Che fa magari anche video di farming così era al contrario. Proprio nei video si vede che era al contrario. Dici bene perché non lo capisci? Simo, aspetta, io non voglio dire niente, né. Però mi ricordo nella Bindelbach che c'era quel punto con l'aratro fuori solco che era ma con l'entro solco con l'aratro girato al contrario. Me lo sento, sono cambiato. Ma perché Simon magari non era abituato con l'aratro entro solco, magari lui era sempre fuori entro solco e gli hai dato l'aratro fuori solco. Boh, non lo so. No, con lì non si va col fuori solco. Ma io fa cosa? Simon nostro non si tocca. Se no ringhio, Sei come il mio cane? Sì. No, è come Toby, il cane di nafta scaduto. Perché poi lo. Pino. Sì. Va bene, ragazzi, dopo 47.000 minuti di puntata è l'ora di concluderla. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan. Timo. Matteo. Pietro. È tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.